Aggiorno dopo un bel po' di mesi anche la playlist Veterinariamente, con un video dedicato all'adozione dei nostri amici a quattro zampe. Una delle gioie più grandi che ricevevo quando ero veterinario era vedere arrivare persone senza cane e gatto al seguito, sedersi e chiedere: «Dottore, siamo venuti per avere consigli su quale razza di cani adottare». È il più grande segno di civiltà che possa esprimere un amante degli animali che vuole compiere il passo di diventare proprietario di animali. Espressione questa colma di significati che meriterebbe analisi oltre la veterinaria, l'animale come proprietà. Ma non è questa la sede. È vero che viviamo nell'era di internet, le persone possono già trovare tutte le direttive per capire tutto quello che serve per fare questa scelta, diventare proprietario di animali. Ma recarsi dal veterinario, magari proprio da quello che si vorrebbe proprio veterinario, per avere conferme su una scelta del genere, beh, è davvero un gesto importante che consiglio a tutti di fare in questa situazione, proprio perché sarebbe stupido sentire pareri di ogni sorta, come può avvenire in rete, e che ho sempre ritenuto cosa sacrosanta anche quando esercitavo, ed era bellissimo anzi creare certi confronti con i proprietari per entrambi le parti. Sarebbe stupido non sfruttare questa occasione, dicevo. La scelta del cane giusto per fidelizzare una relazione, quella col veterinario, che poi diventa importante per animale e proprietario insieme. La domanda quale razza di cane scegliere in realtà deve essere successiva a quale animale da compagnia scegliere, perché ci sono situazioni di vita che non sarebbero opportune per il cane in quanto cane, magari sarebbero ideali per un gatto. Ma non mi piacciono i gatti. Io sono schietto, e allora non ti piacciono neanche i cani, se devi adottarlo in un ambiente in cui soffre. Purtroppo questo è un tema cruciale nella nostra società occidentale. Spesso l'adozione di animali da compagnia è un atto di egoismo, più che di amore per l'animale. Parlerò approfonditamente di questo tema affrontando il problema delle razze, che è molto ampio perché tocca argomenti strettamente scientifici come la genetica, ma anche il campo dell'economia finanziaria, un tema cui tengo molto, importantissimo, e che ora accenno e basta. La domanda principale quindi che occorre farsi è: per il mio contesto in cui vivo, meglio un cane, un gatto, un coniglio, una tartaruga? Evito di dire canarino perché gli uccelli in gabbia non mi sono mai piaciuti e ho sempre rifiutato perfino di dare consigli a chi mi chiamava per problemi con volatili in cattura. Ho constatato anche che spesso chi dice adoro i gatti non i cani, o viceversa, è perché non hanno mai provato a tenerne uno, o magari entrambi. Le soddisfazioni più grandi secondo me le danno insieme cani e gatti. A tal riguardo, come principio generale, dico una cosa importante: che i cani, soprattutto di qualsiasi razza, anche se poi razza più, razza meno, soffrono molto la solitudine, si sa. Azzeccarci con un tipo di cane spesso non è sufficiente. Se quel cane sarà lasciato solo, soffrirà disturbi comportamentali che possono far pentire della scelta e comunque creare disagi all'animale. Questo secondo me vale in parte anche per i gatti. Allora il ragionamento che suggerisco è questo: non sottovalutate di adottare animali a coppia, un cucciolo di cane e un cucciolo di gattino, ad esempio, se magari il cane che adottate è già di grossa taglia e da uno a due può fare la differenza, no? O se magari un cane di piccola taglia già vi occupa tutti gli spazi e i tempi. I gatti davvero sono molto indipendenti e sarà come non averli in termini di attenzioni da dedicarci. E anche economicamente necessitano di modeste cifre per mantenerli e averne cura. Ricordate che un cane o un gatto che soffre di solitudine può farvela pagare molto più cara di mantenere 4-5 animali insieme, mentre bastano semplicemente due individui per farsi compagnia e compensare ogni esigenza esistenziale in termini di benessere animale. Ricordo una volta un collega che mi prese in giro per questa mia posizione sull'adozione.
fece l'osservazione che questa posizione è insensata, perché diceva: adotti un secondo animale perché il primo soffre di solitudine, se soffre di solitudine anche il secondo, adotti un terzo, per il terzo un quarto. Beh, per fortuna gli animali non sono come noi umani. Se il secondo fa compagnia al primo, il primo fa compagnia al secondo e non c'è bisogno di un terzo. Ecco il problema delle adozioni, per cui c'è in ballo l'egoismo umano, come dicevo sopra, non l'egoismo animale. L'egoismo è prerogativa dell'animale uomo e non a caso ci siamo inventati Dio. Non ci è bastato concepire Dio per viverlo. Abbiamo dovuto inventarcelo per non viverlo più. Quindi attenzione al fattore solitudine, il più importante. Adottate coppie di animali domestici, se riuscite, potrete stare fuori casa comodamente 8 ore al giorno, non solo per lavorare, vi auguro, senza l'incubo di qualche disastro al ritorno, no? Ecco, state attenti ad accoppiare specie diverse cum grano salis, come si suol dire. Un Labrador magari può star bene anche con un coniglio d'appartamento, ma se avete un gatto evitate i conigli di appartamento. La dieta barfa è un'altra cosa, ne abbiamo già parlato. Un fattore fondamentale è l'età di adozione invece. I cuccioli di cane e gatto sono già autonomi a 1 mese e mezzo circa, 40-50 giorni, ma se volete di nuovo non incappare in disturbi comportamentali, non separateli da madre e fratellini prima del 60 giorni, secondo me. L'ideale è attendere qualche settimana in più, 70 giorni. Li adottate individui davvero sani dal punto di vista comportamentale. Un distacco precoce davvero rischia di compromettere il rapporto del cucciolo con gli esseri umani, con i proprietari in primis, quindi. Attaccamenti morbosi e tutta una serie di altri disturbi che sono davvero un disagio. Ci sono proprietari che è proprio quello che desiderano, un attaccamento morboso da parte del proprio animale, magari per compensare qualche vuoto emotivo. Qui si va a sconfinare in un campo che non compete ai veterinari, certo. Però ecco, è triste constatare che purtroppo la medicina contemporanea, compreso il campo veterinario, sui disturbi psicologici delle persone, purtroppo, invece di risolverli, magari fa comodo tenerli in vita, se non addirittura amplificarli, perché conviene finanziariamente. E su questi aspetti pure ho già accennato in apertura di questa playlist veterinariamente. Ultimo aspetto che mi viene da considerare qui, generalizzando sulla questione razze, e poi approfondirò a parte, è il dilemma cane di razza o meticcio. La mia risposta è: fate un giro in canile. Troverete innanzitutto consigli di esperti veterinari sull'adozione, anche sui canili si specula molto, certo, però generalmente sono seguiti da volontari e professionisti mossi da grande passione. Troverete animali sani, di sana provenienza, se il canile lavora bene, trattati, vaccinati con i microchip, e dovrebbe essere la prassi che si concedono 10-15 giorni per valutare se l'animale risulta ben inserito, altrimenti si riporta in canile. Concludo affermando che personalmente preferisco sotto ogni aspetto i meticci ai cani di razza. Ne approfondiremo perché, però confesso anche sempre personalmente, un debole per certe razze rimane, anche da parte mia, e che in fin dei conti non è tanto questione di razza pura o incroci, ma questione di come si seleziona. Perché se si conducesse una selezione sana, rispettosa della natura, cadrebbe ogni dilemma tra razza pura e meticcio. Si attenuerebbero molto le drastiche e drammatiche differenze. E lo capiremo il perché. Spero presto.